Amici, il nostro viaggio continua con Ristoranti in Tour alla ricerca di nuovi personaggi di questa settimana. Ci stiamo trasferendo all'Isola della Maddalena. Venite con noi perché vi raccontiamo un ristorante particolare. Prima di svelarvi tutto, mandiamo la sigla e poi ci rincontriamo qui dalla Maddalena per raccontarvi questa giornata tutta da gustare. Venite con me. Siamo nel centro storico della Maddalena, stiamo girando per, ecco, la grotta dal 1958. Dovrebbe essere questa la via che mi porta a conoscere Fernando, uno dei titolari del ristorante che stiamo andando a visitare. Vedere, questa è una via di vita sala e adesso vado a raggiungere il titolare che si chiama Fernando, giusto? Ho detto bene, Fernando. Come stai, Fernando? Ciao. Però va bene Fernando. Anche così, ecco. Molto piacere. Allora, tanto grazie per averci invitato nel tuo mondo, nel tuo regno, che dal 1958 sì. Regna sulla terra della Maddalena. Assolutamente, dal 1958 nonno. Io un po' meno, chiaramente, perché sono un po' più giovane. Diciamo che io mi occupo della gestione del ristorante da almeno una 20-22 anni. Però fu mio nonno ad aprirlo, appunto, nel 1958, venendo da Pozzuoli, perché lui venne qui in avanscoperta a fare il pescatore in una terra dove non c'era nulla. La Maddalena non c'era nulla in quegli anni, stiamo parlando del 1928-1930. Poi successivamente, dopo tante diciamo, esperienze lavorative, perché si è un po' arrangiato, ha fatto il pescatore, poi raccoglieva i metalli usati, e, insomma, ha fatto tante cose. Poi a un certo punto trovò questo posto e nel 58 lo acquistò. E di là inizia questa tradizione che sostanzialmente noi cerchiamo di difendere in tutti i modi. E quindi inizia questa avventura, questo viaggio del ristorante, la trattoria, inizialmente la grotta, con la proposta proprio dei piatti storici, quindi della cucina napoletana, la cucina partenopea, di cui noi siamo i custodi in quest'area. Perché? Perché i miei nonni arrivavano da Pozzuoli e quindi hanno portato quel tipo di cucina. E noi proponiamo ancora oggi, a distanza di 62 anni, sempre le ricette storiche di famiglia. Diciamo che abbiamo un menù molto molto ricco e comprende quasi 70 piatti tra gli antipasti, i primi e i secondi, che chiaramente vengono proposti a rotazione, sempre a seconda della stagione, sempre a seconda del pescato fresco, perché noi facendo solo pesce lavoriamo con il mercato ittico, quindi ogni giorno si trova un prodotto piuttosto che un altro, quindi anche gli antipasti oppure i primi piatti oppure i secondi variano giornalmente a seconda di quello che offre il mercato. Questo per noi è un, diciamo che è un biglietto da visita importante ed è probabilmente la caratteristica più identificativa del nostro locale. Quindi noi abbiamo la forza di proporre ogni giorno un prodotto fresco cucinato con una ricetta che fa parte della nostra tradizione. In più, il tutto è accompagnato da una cantina molto, molto ben fornita. Noi abbiamo quasi 100 etichette tra nazionali, regionali e internazionali, bianchi, rossi, rosati, spumanti, champagne e quant'altro. E quindi anche la carta dei vini è una carta che segue un andamento stagionale. E poi la nostra cantina predilige la scelta di vini meno commerciali. Quindi preferiamo magari lavorare con cantine un po' più piccole piuttosto che con cantine molto grandi, che hanno piccole produzioni, che magari lavorano un po' come lavoriamo noi, se ci mettono il cuore. Sono cantine che magari hanno degli uvaggi che sono anche sì molto utilizzati, per esempio il Vermentino piuttosto che il Nuragus, magari il Cannonau, e ce ne sono tanti in Sardegna.
però che hanno piccole produzioni e che curano molto la qualità del prodotto, e tra questi ci sono anche molti prodotti biologici che in questo momento stanno andando molto bene. Se dovessimo raccontare la grotta con qualche aggettivo, i primi che le vengono in mente? Curiosa e affascinante. Ma quello che volevo dirvi era raccontarvi la mia storia su questo ristorante, perché è 10 anni che io vengo qui, tutte le estati, ed è il posto in cui porto i miei figli e i miei nipoti per fare il regalo dell'estate. Quando 10 anni fa avevo i figli e i nipoti molto piccoli, che avevano 5-6 anni, il loro regalo dell'estate era venire a mangiare alla grotta. E venivamo 2 volte all'anno, una tavolata enorme, di tutti i ragazzetti, tutti con gli occhi blu, per cui quando chiamavo Ferdinando e gli dicevo guarda che sto arrivando, lui mi fa ma chi siete? Siamo, io dicevo, chi ero? E lui diceva, ah ok, allora oggi viene la tavolata degli occhi blu. Ed era il regalo proprio che io facevo ai miei figli e ai miei nipoti per l'estate. E passavamo un pranzo lungo, perché si arrivava fino alle 4 del pomeriggio, in cui eravamo qui tutti noi e mangiavamo loro quello che venivano a mangiare qui, erano i cipirones. I cipirones sono delle piccole seppioline piccolissime che vengono fritte, mangiati con le mani, di una bontà straordinaria. E questo è rimasto un po' nella mia famiglia, il posto dove venire e festeggiare l'estate. Da allora io venivo da solo con i miei figli e i miei nipoti, dopodiché mio fratello ha deciso che doveva per forza venire anche lui, perché non poteva star fuori da questo rito, e quindi di anno in anno poi questa cosa si ingrandisce, ma rimane per sempre il regalo della nostra estate, ed è venire alla grotta a pranzo almeno 1 o 2 volte all'anno. Ecco, quando arriva qua dentro il primo pensiero che le viene in mente qual è? Come piatto, qualcosa le viene voglia di mangiare? Esatto. I paccheri melanzane sugo di Cernia, imperdibili. Chef Consolini Enrico, è benvenuti al ristorante La Grotta con un'eredità di un grande chef come Nello Riccardi. Proponiamo una bella tartare di ricciola del Mediterraneo dalle acque nostre. Questo è un pezzo di ricciola condito con dei semi di finocchietto dell'isola Nostrano, del pepe rosa e del pepe nero, del sale dell'isola di Cipro Nero. Questo è un antipastino, è un crudo. Abbiamo la qualità, la piacevolezza in bocca, perché è una carne che veramente si squaglia al palato. Per quanto riguarda invece il nostro arredamento, è un arredamento diciamo elegante, però anche molto informale, perché puntiamo a dare al cliente una sorta di relax anche nell'etichetta, nel senso che noi non preferiamo che il cliente si senta a proprio agio, cioè questo è un ristorante dove si può venire vestiti in grand'abito piuttosto che in pantaloncini, quindi. E in più c'è da dire che la collocazione geografica e la location del ristorante, che insiste proprio in questo carrugio, gli dà e conferisce questo ambiente molto fresco, quest'aria un po' casalinga, via,
troppo così, quindi noi ci teniamo molto anche a conservare questa cosa. Eccoci qua, noi continuiamo il nostro giro all'interno di questo mondo straordinario, siamo sempre alla Maddalena, siamo sempre al ristorante La Grotta, siamo sempre in compagnia di una famiglia eccezionale che racconta da abbondanti ormai non so quanti anni questa storia. Quest'anno sono 62, però prima avevamo un altro ristorante, quindi parliamo da 70 anni, va che facciamo ristorazione, non ci alziamo in metà di stamattina. Come è riuscito a coinvolgere la terza generazione? Riusciremo a coinvolgere anche la quarta, noi questo è il nostro mestiere, noi siamo nati per fare ristoratori, non ce lo siamo inventati. La mia famiglia, da mio padre, mia madre, mia zia Filomena che è mancata da poco, mia moglie, cioè la madre di Fernando e di Maddalena, abbiamo sempre fatto questo mestiere. Io in cucina no, sono sofferente il caldo, quindi non sto in cucina, ma io sto in sala e quindi abbiamo portato avanti questa tradizione che andrà avanti ancora, perché non abbiamo alcuna intenzione di arrenderci. Noi siamo nel cuore pulsante della Maddalena, in un vicolo storico, e all'ingresso di questo vicolo c'è una scritta dove c'è scritto 7-8. Che significato ha? Allora, 7-8 perché mio padre arriva qui nel 1928. Mio padre si licenzia dall'Ilva di Bagnoli, posto statale. Si licenzia perché cominciava a sentire l'aria pesante di Napoli, dice comincia a essere pesante, se devo fare dei figli voglio fare in un posto più tranquillo. E se viene l'idea di venire alla Maddalena, viene alla Maddalena e il primo lavoro che fa, che cosa è? È quello del banco del mercato, perché lui era all'Ilva di Bagnoli, qui non è che c'era l'Ilva di Bagnoli. Quindi si mette a vendere il pesce al mercato, nel mercato civico, che è un mercato storico, speriamo adesso dovrebbero riaprire, e comincia questa vendita, la vendita del pesce. La vendita del pesce prima non era in lire o in euro come adesso, prima si vendeva in centesimi, quindi si urlava 7-8 centesimi, ecco perché il 7-8, ma era un continuo gridare 7-8, 7-8, 7-8, ecco perché nasce il 7-8. Poi questa cosa è rimasta, i nostri genitori ci hanno passato a noi per forza, poi il nome, il soprannome si trasmette e io sono l'ultimo erede di questo 7-8, perché sono rimasto l'unico fratello, un altro c'è, cioè nome Alghero, quello non fa questo mestiere, quindi continuiamo la tradizione, i miei figli continueranno con 7-8. Perché La Grotta? La Grotta è sempre collegata a Napoli, La Grotta era questo locale, quando l'abbiamo aperto nel 1958 era azzurra, quindi era La Grotta azzurra, perché mio padre era nostalgico, cioè lui è venuto qua, è venuto a vivere qua, però era sempre nostalgico, cioè aveva sempre il pensiero di tornare a Napoli, meno male, ok, le circostanze ci hanno tenuto qua, però La Grotta azzurra, e dopo è rimasta La Grotta, abbiamo tolto l'azzurro perché era troppo esagerata, era proprio le mura azzurre, abbiamo tolto l'azzurro e abbiamo lasciato La Grotta, e quindi andiamo avanti con La Grotta di 7-8, che siamo qui ormai da terza generazione, una, due, tre generazioni, andiamo per la quarta, perché c'è Mirko che sta cominciando in cucina. Come si è evoluta la filosofia del ristorante? Si è evoluta che ormai noi abbiamo una clientela particolare, una clientela che viene dalla costa, una clientela che viene dalla Francia, lavoriamo molto con la nautica, le barche sono quelle che vengono, il turista che viene qua è gente di nautica. Noi qui facciamo dei piatti selettivi, cioè partiamo dall'aragosta e finiamo con il capone, quindi là un bel San Pietro al forno, e quindi là, no, possiamo variare, cioè di antipasti poi ne abbiamo 100 e quindi facciamo un tipo degustazione come cucina, portiamo diversi assaggi in maniera che il cliente riesce a gustare tanti piatti. E così almeno dice, ho mangiato bene, sono rimasto soddisfatto. Quali sono i primi tre piatti che le vengono in mente quando deve proporre a un nuovo cliente una sua? Subito le calamari con la cipolla, l'antipasto, quelli sono un piatto inventato da mia moglie, dalla madre dei miei figli. Si chiama calamari alla lella, sono cipolla stufata e poi non vi dico altro, perché la fanno in molti, però non fanno questa, quindi vabbè, ma giusto, la cucina, c'è gente che bisogna andare a cercare, bisogna andare a rinnovarsi. Poi noi proponiamo la pasta nostra, gli spaghetti alla Grotta, che è un piatto tipico nostro, poi proponiamo le cozze alla 7-8, le cozze alla 7-8 che sono sgusciate a mezzo guscio, che è una ricetta vecchissima di mio padre, e poi il piatto
la regina del tavolo è l'aragosta in insalata, l'aragosta sempre a 7-8, noi qui abbiamo tutto 7-8, proprio siamo 7 ottavi, quindi siamo proprio così, ormai è andata così e tiriamo avanti, siamo 62 anni che andiamo con questa cosa qui. Tra l'altro, tra tutti questi progetti belli che voi avete realizzato, ce n'è anche uno, e non ultimo, di un catamarano. Che sarà l'ultimo, ce ne saranno altri. Però questo progetto qui nasce la bellezza di 32 anni fa, nasce 32 anni fa con un peschereccio azzurro, infatti mi chiamavano Capitan Findus, barba lunga, pantaloni strappati, ero il pirata in mezzo al mare. Mentre mia moglie lavorava qua, con la mia famiglia, con i miei genitori, perché erano ancora vivi, lavorava qua, io ero in giro per il mare con questo peschereccio e cucinavamo le orecchie in una barca arrugginita, azzurra, brutta, un peschereccio non bello, perché è un peschereccio alla fine, cucinavamo soltanto aragosta. La gente si avvicinava e diceva: scusa, ma un panino congelato, ma per cortesia, noi non facciamo queste cose, è una barca così, cosa fate? Aragosta. Allora qua si fermavano e dice: ma no, ma noi non abbiamo la possibilità di mangiare aragosta, vabbè, ti mangi uno spaghettino, cosa vuoi? Spaghettino lo facevamo, però era... Noi facevamo il take away in mezzo al mare e portavamo l'aragosta ai clienti che ce la ordinavano. Portavamo le ciotolone di aragosta, sempre aragosta, la 7-8, la nostra aragosta, che ora la stanno un pochino scoppiazzando tutti, ma l'origine resta la nostra perché gli ingredienti sono quelli che sappiamo io e la mia famiglia. Qualcun altro ci prova, ma non è la stessa cosa. Fortuna nostra e fortuna loro, perché è giusto che cambino anche loro. Quindi nasce questa cosa e abbiamo poi realizzato una zattera. Nel 2005, per problemi di porto, che la portualità non funzionava molto bene in quegli anni, come ancora oggi, speriamo che si decida a fare questo porto turistico, succede che comincia un attimino di crisi e costruiamo e compriamo questo zatterone di 33 metri per 12 e lo trasformiamo in un ristorante. Mettiamo a Santo Stefano, 2 anni di assoluto nessuno, perché la cosa nuova, cos'è sta a fare? Arrugginito pure quello, è ad inferno. Cos'è sta cosa? Dai, comincia. Nel 2009, sì, perché l'abbiamo acquistata nel 2006. Nel 2007-2008 non funziona, perché era una cosa strana, una cosa ancora troppo nuova, non si capiva che cos'era. Nel 2000 e 9 parte, decolla questa cosa e portiamo nella rada di Santo Stefano, fronte alla Maddalena, a bordo alla zattera che si chiamava Ottava Isola 1, questa è 2, la nuova, Ottava Isola 1, e cominciamo a portare 10-15 mega yacht. Portiamo 15 mega yacht, il paese qua che era tutto a fotografare, qui ci sono migliaia di fotografie fatte. Addirittura sono tutte le navi più importanti del mondo venivano per andare alla zattera, perché questa cosa nuova che funzionava da matti, ma funzionava tantissimo. Che cosa sarà questo progetto? Ti dico che ci sarà ristorazione limitatissima, ma giusto per i clienti particolari, i clienti che vengono per mangiare determinati piatti, non faremo una ristorazione nel vero senso della parola, anche perché non ha senso, onestamente. Abbiamo valutato in questi anni che non ha senso, la gente viene per mangiare determinati piatti. E sarà una cosa itinerante, ma non vi dico cosa. Sarà itinerante, ma sarà una cosa itinerante per tutti. Perché è una barca che porta omologata 380 persone, ha delle buone aspettative. Quindi la possibilità di realizzare, di fare cose nuove è fattibile, si può fare. Quindi come funziona? Che tutti ci danno un appuntamento in un punto? Noi avremo le barche, come dicevamo anche in questi anni, avremo le barche destinate solo al servizio traghettaggio per il cliente. Le navette chiameranno e noi li aspettiamo in un sito e poi di là partiamo per fare la mini crociera, ma una mini crociera che sarà tutta un'altra storia, sarà una cosa... Diciamo che sarà una cosa di un livello superiore un attimino, perché noi dobbiamo,
dobbiamo dare di più, perché a me di fare le cose semplici che fanno gli altri non mi piace, non mi piace. Io sono diverso, io sono proprio diverso, io sono matto, dovrei essere il matto del villaggio, però mi piace, sì, mi piace questa cosa che mi danno, perché mi carica di più, il fatto di essere matto ti carica di più, mi fa divertire, io mi diverto. Quindi. Per quelli che si sono distratti un attimino e che adesso vedranno il nostro servizio, dove vi trovano? Noi ci trovano alla Maddalena, via Principe di Napoli, perché noi siamo anche tifosi del Napoli, simpatizzanti del Cagliari, ma però siamo tifosi del Napoli. Noi siamo nati tutti quanti qua alla Maddalena, però il sangue mio padre ci ha trasmesso, siamo napoletani dentro. Quindi si trova in via Principe di Napoli, si scende dal traghetto Colonna Garibaldi, c'è un vicoletto subito dopo, come si scende sulla destra e si arriva. E questo è un carruggio genovese, sono vie strette. E il fascino della strada è proprio quello, il fatto che è stretta, che non fa caldo perché è sempre all'ombra, perché avendo i palazzi, ma palazzi qui abbiamo palazzi alti, perché alla fine abbiamo palazzi di 4 piani che sono pochi a Maddalena, non è che c'è ben i grattacieli, quindi l'ombra ce l'abbiamo sempre, quindi non si soffre il caldo. Questa è una cosa molto importante da dire ai nostri clienti, stanno freschi. Ringrazio per avermi fatto entrare a far parte della vostra famiglia e spero di avere anche altre occasioni in futuro per incontrarvi. Vabbè, noi siamo qua, noi stati qui non ce ne andiamo, noi non abbiamo alcuna intenzione, fra qualche anno mancherò io forse, ma no, io campo sono a 150 anni, però ci sono i miei figli e i miei nipoti andranno avanti ancora per tante generazioni, perché poi spero ci siano anche i figli dei miei nipoti, quindi non ci arrendiamo, andiamo avanti ancora, speriamo che passi per questa situazione un attimino di stallo, perché questo virus ci ha bloccato un pochino tutti, eh? Adesso speriamo che si calmi, che vada via il virus, che se ne vada, non in un altro paese, che se proprio se ne vada e che ci lasci lavorare tutti quanti, perché quest'anno abbiamo questo problema, il prossimo anno speriamo non ci sia più e riprendiamo a vivere. Siamo spostati dall'esterno all'interno e siamo in un posto molto ambito. Ah beh, questa è la vasca che contiene, è la vasca di passaggio, quindi le aragoste vengono acquistate la mattina dai nostri pescatori e dai nostri fornitori, sono rigorosamente aragoste locali, quindi delle bocche di Bonifacio, nello specifico intorno all'arcipelago, quindi dei nostri fondali. Secondo le normative, infatti, volevo spiegarvi questa cosa, questo è un dettaglio importante, acqua 10 gradi, purissima, quindi con tutto un filtraggio sia biologico che meccanico, ossigenazione costante, e la aragosta si conserva perfettamente sino al momento in cui il cliente la ordina e poi viene in qualche maniera cucinata con le tecniche che sono rigorosamente segrete, perché come dicevamo prima, la aragosta in insalata è il nostro piatto più importante per il quale siamo famosi veramente in tutto il globo. Una ricetta che è stata inventata dal mio nonno nel lontano 1959, quindi un anno dopo l'apertura del ristorante, proprio perché serviva una ricetta che fosse accelerativa del gusto dell'aragosta e non che coprisse il gusto dell'aragosta. Infatti noi la prepariamo lessata a vapore e pressione, dopodiché si mette nell'insalata semplicemente di pomodoro e aragosta con la salsa segretissima che custodiamo gelosamente in famiglia. Quindi questi esemplari sono maschi e femmine, sfatiamo anche il mito dell'astice che è il maschio dell'aragosta, assolutamente no, le aragoste come tutti gli animali si dividono chiaramente nei due sessi, maschio e femmina, in questo caso quella in particolare è un maschio, mentre invece questa per esempio è una femmina. Ci sono delle caratteristiche che le distinguono, ma non stiamo lì a dilungarci troppo. Ricetta fondamentale, vi dicevo, per il quale siamo veramente orgogliosi ed è un primato importante anche per la zona, perché abbiamo tantissimi clienti che viaggiano appositamente per venire a mangiare questo prelibatissimo crostaceo non raro. Attenzione, questo non è un crostaceo raro, è un crostaceo che sta cominciando a diventare difficile da prendere. Perché? Perché per effetto di una serie di combinazioni il suo habitat naturale si sta lentamente spostando sempre più a fondo. Okay? Quindi le barche che devono e che sono diciamo organizzate per la pesca di questo crostaceo si devono organizzare con attrezzature anche pesanti. Da questo deriva anche il costo di questo crostaceo all'origine, che poi
durante le sue lavorazioni va a determinare il prezzo finale del piatto. Abbiamo parlato della ragosta, abbiamo parlato di tante cose prelibate, adesso parliamo del cappone con le patate. Come viene preparato? Allora, innanzitutto il cappone è una qualità di scorfano, precisamente lo scorfano rosso. È uno dei pesci più diffusi nell'arcipelago, come in tutta la Sardegna in verità, ed è anche una delle ricette più gettonate. È una, sicuramente vicino alla ragosta, una delle più vendute in assoluto. Il cappone, a differenza dello scorfano grigio, che è quello che si usa tradizionalmente per fare le zuppe, questo qui invece è una carne bianca molto delicata. È un pesce dal colore brillante, vedi, un rosso brillante, e quindi ha peculiarità assoluta di avere una carne poco spinosa e molto molto saporita. Questo pesce si prepara a pressione, ok, sempre al forno, con un contorno di patate, un filo di extravergine di oliva, un po' di pomodoro fresco, un filo di cipolla e niente di più. Molto semplice, mia nonna diceva più semplice è, meglio è, quindi su questo non ci piove. Nella fattispecie questo è un esemplare di un chilo 100 grammi, freschissimo come potete vedere, dati salienti per riconoscere la freschezza di un pesce del genere, a parte la lucentezza dell'occhio e il colore che non ha perso nessuna sfumatura, è controllare sempre l'interno per capire e per vedere il colore del sangue. Il colore del sangue deve essere rosso acceso, non puoi sbagliarti, e se poi vuoi un dato ancora più fermo della freschezza del pesce, lo devi solo annusare. Tiè. Vi posso garantire che è proprio è un profumo di mare, si sente il profumo. Che questa è una prova che io faccio fare a tutti i clienti, ogni volta che io propongo un pesce, qualunque pesce, che sia il cappone, il San Pietro, piuttosto che il sarago, magari il dentice, qualunque pesce, una cosa che io faccio sempre fare al cliente è annusare, perché dal profumo non sbagli mai, e la scelta è sempre giusta. Il nostro viaggio alla Maddalena si conclude così, con voi l'appuntamento è rimandato alla prossima settimana con nuovi ristoranti e nuovi personaggi. Ciao!